100 persone che si tuffano al Monte Olimpo per fare un torneo in cui ci sono anche dei V-Bucks in palio, ragazzi. Ma guardate qua della modalità replay quante persone ci sono. Sono tantissime, sono tutta la lobby praticamente, che si fighteranno solo ed esclusivamente al Monte Olimpo. Ci sono anch'io in questo torneo, spero di fare una bella figura e non morire subito. Vediamo un po' come ce la caviamo. Già iniziano le prime kill, ragazzi. Già le persone stanno killando e io non sono ancora atterrato. Questo non è un buon segno. Iniziamo la nostra partita con un medikit, ragazzi. Ok, abbiamo la prima arma e abbiamo anche una cesta. Buonissimo. Oh mio Dio, il fight è intensissimo. Sento spari ovunque, vedo passi ovunque. C'è gente letteralmente ovunque. C'è un nemico qua dietro anche. Oh mio Dio, ho smirato. Non sto mirando. Non sto mirando. Oh mio Dio. Mio Dio, è super difficile, raga. Ok, prima kill. Abbiamo fatto una kill. L'importante è non arrivare a zero kill a fine partita. Siamo già in 34, vuol dire che quasi la metà delle persone si è fatta fuori. Oh, mio Dio. Super difficile questo torneo, ragazzi. Guardate qua il fight. Con tutti i fulmini, sento. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. C'è gente letteralmente ovunque. Cioè, dove mi giro vedo persone, raga. Qui dentro c'è gente. Non ho armi da vicino, solo assalti. Godo una kill. Ti prego, dimmi che avevi un pompa, brother. Sì, sì, c'è un pompa. Ok, pompa mitraglia. Qua sotto forse c'è qualcuno. Ucciso! Aveva il potere di Zeus. Dov'è? Dammelo. Ok, proviamo a usare il potere di Zeus, raga. Comunque ci sono 28 persone ancora e stanno fightando tutti in questa zona. Proviamo ad uccidere lui. Mi hanno cecchinato in volo! Ok, e quindi andiamo a aspettare chi mi ha ucciso, perché sta facendo un ottimo lavoro con queste cecchinate. Dovrebbe avere 3 kill anche lui, se non sbaglio. Non ho fatto un brutto lavoro, devo essere onesto. Per essere un torneo con tutte quelle persone, siamo stati abbastanza bravi. Andiamo un po' a vedere come se la stanno giocando tutti quanti. Allora, lui sta camperando sopra un albero. Ok, la scelta è interessante, perché io non ho specificato che non si poteva camperare, Non l'ho specificato, quindi GG per chi sta camperando al Monte Olimpo. E lui sta a rotaie rischiose, mannaggia la... Ah, loro si stanno accoppiando, loro si stanno alleando e sono anche fuori da Monte Olimpo. Mannaggia. Attenzione, sempre carini e coccolosi. Abbiamo il bro che sta a Monte Olimpo, ha fatto un sacco di kill. Abbiamo Axeaudani, che sta giocando davvero bene, ha un buon loot e al momento, secondo me, è uno dei potenziali vincitori di questo torneo. Vediamo come se la cava. Vediamo come se la cava. Si fa un bel pesciolino. Ok, sbadabang. E lancia completamente a caso il suo potere, per sicurezza. Attenzione, abbiamo un Travis Scott che si sta camperando dietro la montagna del Monte Olimpo. Scelta molto interessante da parte sua. Strana, ve lo giuro, strana, ma interessante. Vediamo come, come si posizionerà. Killed Power. Attenzione anche lui, mezzo camperato dentro al Monte Olimpo. Interessante questa roba che si è creata, che tutti un pochino camperano, perché è arrivato quel momento. Ah, questo sta ballando. Ma che sta facendo? Allora, in questo momento ci sono almeno 20 persone dentro il Monte Olimpo, camperate. Tutti camperati, raga. Abbiamo Mr. Savage. Vediamo, vediamo come si... Ah, lui sta dall'altra parte. Qual è la tua città preferita di questa nuova stagione? Fammelo sapere nei commenti. Ok, un supereroe con 6 di vita e senza armi, camperato in un cespuglio. Oh, ok, lui è un altro dei possibili candidati alla vittoria, perché ha il loot molto meglio degli altri. Ha tanta vita e ha un posizionamento non male per essere qui sopra, Oh mio Dio, 40-40. Può provare l'ultima hit, non so se l'ha killato. Non lo so, forse sì. Sì, l'ha killato, l'ha killato. Il signor Monaco l'ha killato con il potere. Mamma mia, il brother, da lontanissimo. Prepara un'altra kill. 26-26, madonna, l'ha sciolto. Pushalo, bro, ti prego. Facci vedere che sei il campione di questo torneo. Oh no no no, gli sparano. Assurdo. Raga, io non so voi, ma questo è il momento di lasciare un mi piace adesso, iscrivervi al canale, che siamo quasi a 200.000 iscritti. Manca davvero pochissimo. E vediamo se il nostro campione riuscirà a vincere. Intanto fa un bel hit a vuoto. Ok, fa un hit a vuoto, purtroppo per lui. Ok, ok, andiamo a aspettare qualcun altro adesso. Vediamo un po'. Ok, sempre il bro. C'è un altro bro camperato in un cespuglio. Anche lui ha un inventario di Cristo. Infatti, se potete vedere bene in basso a destra, ha una mitraglietta e un pompa epico, le ali e il potere. Ha anche 5 scildini, sta messo davvero bene. Ok, abbiamo poi Fire Edition, che sta messo molto male. Ha 28 di vita, tutte armi bianche. E rispetto agli altri ragazzi, secondo me questo non so se riuscirà a vincere. Però ce lo teniamo buono, perché sono rimasti in 16. C'è il... c'è questo sull'albero dall'inizio partita, va bene. Il signor Ethan qua con il cecchino sta... Ah, non è un cecchino, è il fucile d'assalto. Sta esplorando un po' il Monte Olimpo per vedere se riesce a trovare qualche personcina da killare. Ma per il momento non vede nessuno, dato che sono tutti camperati, vi ricordo. Guardate qua, se la stanno giocando super da tryhardini tutti quanti. Abbiamo Nicola Peluso, anche lui camperato, regà. Tutti camperati. Tipo, io vi ricordo che siamo quasi tutte le sere in live, sia su TikTok che su YouTube, per giocare questi tornei, questi server privati, queste partite.
partite abbastanza particolari. Abbiamo di nuovo Neuromic qua che si sta curando, che è interessante le strategie di un po' tutti, eh. Lui è ancora camperato, non capisco se sta facendo un'emote che è bassa oppure se sta tipo sottoterra. Guardate, c'è solo la testa. Ah no, ok, è accovacciato, ok. Pensavo fosse sottoterra. Potete andare in safe, ragazzi, adesso, eh. Fidatevi in safe. Intanto che tutti fightano e si nascondono, c'è un fight assurdo tra due persone che volevano prendere il bunker, ma sta scappando. Lascia il bunker al nemico, mi sa. Lascia il bunker al nemico a questo punto. E tutti quelli camperati adesso vanno verso la safe. Ok, inizia il fight finale, raga. Nightmare Ace si trova all'interno del Monte Olimpo ancora. Sta sorvegliando la zona per vedere se c'è qualcuno ancora, ma non trova nessuno. Non trova ancora nessuno. Ah, due si sono uccisi. No, me li sono persi. Ok, Nicola Peluso continua con la sua strategia di allontanarsi leggermente dal Monte Olimpo, ma mettersi camperato in safe. Bravissimo. Ok, Nightmare continua la sua fuga dalla safe per andare appunto in una zona un po' più tranquilla dove può provare a vincere questo torneo. Ok, adesso che tutti quanti stanno uscendo dal Monte Olimpo per colpa della safe, vedremo il fight finale come andrà. Sono curioso, eh. Ok, anche lui si trova nei pressi del Monte Olimpo, appena fuori dalla safe, per cercare di portarsi a casa questa partita. Lui, se non sbaglio, è quello che stavamo aspettando all'inizio, forse. Non mi ricordo. Vabbè, andiamo avanti. Ok, lui sta da qui giù, se non sbaglio. Ok, appena fuori dal Monte Olimpo, anche lui. Si fa un ballettino, ha poca vita, se non sbaglio. Forse è uscito da un fight da poco. Ah, mi serve uno che prende coraggio e pusha, raga. Mi serve uno che proprio prende coraggio e pusha tutto. Attenzione, perché c'è uno che sta facendo una strategia molto particolare. Sta andando fuori safe per uscire dalla galleria. Vediamo qual è e quale sarà la sua strategia. Perché lui, secondo me, è uno, come vi dicevo prima, dei possibili candidati alla vittoria, in quanto aveva un loot devastante. Lo ha ancora e quindi sono curioso di scoprire se riuscirà a vincere. Anche perché sono rimasti in 8, raga. Sono rimasti ufficialmente in 8 e questo ci flexa un po' di doppi, tripli edit. Bro, lo so fare più veloce io ed è grave. Hai un po' trollato, eh. Volevi fare il figo nel video. Volevi fare un po' il fighetto nel video, nella live. Però, bro, hai un po' failato, se posso essere onesto. Se vinci mi ricredo, però per adesso, bro, hai fatto una figurina un po' così e così. Vediamo però se mi fa ricredere. Va a pushare forse il bro che sta camperato? C'è qualcuno? Sai che mi sa che non c'è nessuno? Eh no, infatti, non c'è nessuno nel box. Abbiamo un fight, che forse è tra bot, sì. Ok, c'è un bot qua davanti. Ha preso la carta per andare ad aprire il bunker. Ok, alcuni se la stanno giocando in maniera molto strana. Forse c'è un nemico? No, è sempre il bot. Ok, perfetto. Andiamo a vedere il nostro Nightmare, che anche lui ha un buon loot e secondo me è molto bravino, quindi può riuscire assolutamente a portarsi a casa questo torneo. Ce la può fare. Qui vi ricordo, lasciate un likeino in questo momento e followatemi sia su YouTube che su TikTok, che su YouTube siamo quasi a 200k. 7 persone rimaste, ragazzi. La situazione qua si fa sempre... Oh, fightano. Attenzione, Neuromic fighta. Se Fortnite me lo facesse vedere sarebbe ancora meglio. Fight devastante con i poteri delle altre categorie. Però Neuromic scappa, perché ovviamente a tutte armi bianche, raga, non gli conviene nemmeno fightare. Questo sta ancora camperato, va bene? Mi sto cagando addosso. Signor Alessandro, mi sembra leggermente troppo per una partita di Fortnite. E prendo una... Brother, ma mi muori da Ethan. Ethan 15 si va a prendere la kill su un supereroe traiardino. Bravissimo, signor Ethan. Faccia valere anche per noi questo fight. Combatti anche per noi, bro. Vediamo come se la gioca il signor Ethan. Che presso, se non sbaglio, ha 5 kill. Possibile? Lui ci flexa quasi il triplo edit alla perfezione. Invece è il doppio ce l'ha. E forse gioca anche da joystick. Ballettino tattico se giochi da joystick. Secondo me sì. Forse no, si gioca da joystick. L'avevo notato. Ok, vedo molte persone vicine e soprattutto la safe inizia a farsi sempre più piccola, ragazzi. Guardate qua quant'è piccolina la safe. Forse c'è un fight. Ok, forse c'è un fight, raga. Lui ha preso danno. Adesso si sta curando. Attenzione, si stanno pushando. Ethan sta pushando il bro che è dentro questa casa. Attenzione, eccolo qua. Vediamo se gli riprese al muro. Col cecco, no, non riesce. Attenzione, prende il muro. 60-20. È White l'altro. Super. Applausi per il signor Ethan, che si porta a casa un'altra kill. E ha 6 kill il bro. Il signor Ethan è a 6 kill nel torneo di solo land al Monte Olimpo, che sta ancora lootando il signor Nightmare. Si sta prendendo il loot. Poi abbiamo un Neuromix che si trova camperato. Ha leggermente migliorato il suo loot dall'ultima volta che l'ho visto. Prima aveva tutto white. È entrato un hacker nel torneo, ragazzi. Il signor Ethan è un hacker in realtà. A quanto pare il signor Ethan è un hacker, dicono. Non ha missato un colpo. Vabbè, ci sta. Arriva il fight finale, ragazzi. Guardate qua. Attenzione, Nightmare che pusha il signor Ethan. Col potere. 40. Oh madonna, un altro 40. Greve, raga. Greve il fight. Attenzione, Ethan è a rischio. Ethan è a super rischio da Nightmare. Tutte e due sono potenzialmente vincitori. Ve lo dico, perché sono rimasti in pochissimi.
fortissimi. Riesce a proteggersi Ethan ancora e scappa. Attenzione, lo perde di vista. Poi c'è Neuromic, vediamo che sta facendo lui. Neuromic è ancora camperato. Abbiamo Nightmare, non l'ho visto, me lo sono perso. Nightmare che ha ucciso, in teoria, il signor Ethan. Il signor Ethan è stato ufficialmente ucciso. Abbiamo adesso quindi Nightmare, Anonimo e Neuromic che si giocano la finale di partita. Attenzione. Attenzione a Nightmare che si sposta per andare in safe. Non so dove sono gli altri, raga. Non so dove sono. Vedete, sta schermata nera, la odio. Attenzione, Neuromic viene pushato. Neuromic viene pushato. Apre. Vediamo che cosa succede, raga. Io sono stracurioso di vedere chi vincerà questa prima partita del torneo, perché ce ne sarà un'altra, ovviamente. E poi i due vincitori si fighteranno in 1v1. Oh mio Dio. Situazione abbastanza complicata per lui, che si trova boxato in questo momento. Usa le ali. Usa le ali, altro. Ma si intromette il terzo, che dovrebbe essere... Super White. Bella kill di Anonimo. Ma attenzione, perché arriva Nightmare con tutta la cattiveria del mondo, con tutta la sua vita, con tutto quello che ha, per andare a fightare uno che ha 30 di vita e al momento è in super difficoltà. Vediamo se riesce. Sono stracurioso di vedere chi vincerà quest'ultimo fight. Se il signor Nightmare ABC ce la farà, se si porterà a casa la vittoria. Vediamo se ce la fa in questo torneo di solo Monte Olimpo. Parte ufficialmente l'ultimo fight di questa partita. Vediamo chi se la giocherà meglio. Attenzione, perché Anonimo per adesso si prende l'high ground. Tira fuori il cecchino Nightmare. Potrebbe fare la kill finale col cecchino così in quickscope. Sarebbe assurda. Sarebbe letteralmente assurda farla col cecchino così spocchiosa proprio. Mamma mia, la può fare. Mamma mia, Nightmare si va a prendere la win con una cecchinata clamorosa. GG per il signor Nightmare, che fa dei 90s stile 2017, ma va bene così. E inizia anche la seconda partita con tutta questa gente che si... Oh madonna, quanti siamo. 50 prima, 50 adesso. 100 persone atterrano ufficialmente a Monte Olimpo e si fightano tutti lì. C'è un pompa qua sopra, carinissimo, bellissimo. Ci serve un nemico però, non l'ho preso. Godo, poverino il bro, però godo un pochino. No, 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 dove va? Facciamoci assolutamente tutti gli shield, raga. Io vi ricordo che questa sfida con 50 persone è letteralmente impossibile e stra difficile soprattutto. Però in qualche modo dovremmo provare ad arrivare più avanti possibile nella partita, anche perché, raga, prima non sono riuscito a vincere, ma adesso vi giuro che in qualche modo io riesco a vincere, vi giuro. Ok, dammi un medikit. Medikit, che ci faccio con i shield? Mi serve un medikit, bro. Mi serve un medikit, ragazzi, a tutti i costi. Ah, che mira. Complimenti, Lollo. Che bella mira che hai. Complimenti, davvero. Ah, complimenti, Lollo, di nuovo. No, dammi il pompa. Che cazzo fai? Ok. Ok, ok. Le kill le abbiamo fatte. Due. Però le abbiamo fatte. Già 20 persone ci hanno abbandonato. Vediamo se riesco a killarne qualcun altro. Sarebbe stata una kill assurda, ve lo dico. Ok, ok, questa volta potremmo arrivare in finale di partita. O meglio, potremmo provarci. Quelli sono gabbiani. Ragazzi, quella hit è stata assurda. Posso essere più onesto possibile. Oddio, se è difficile questa roba. Ok, killozza andata, portata a casa, buono. Però sei un po' infame, eh. Fatto esplodere mezza casa. Calmi. Calmi, ragazzi, che sto facendo una strage in questa seconda partita, eh. Che ci può servire qua? Il pompa? Le ali? Non l'ho preso, peccato. Però me la sto giocando bene, raga, vi giuro, eh. Questa volta voglio vincere. Hanno fatto esplodere il condominio, raga. Mi è esplosa casa. Non ci sono cure. È finita per me. Ho uno di vita. E un sogno. Ho un sogno bello grande, raga. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Questo torneo, ragazzi, inizia ad essere veramente troppo. Ah, da dietro sta. Raga, 50 persone sono ingestibili. Ah, dal cespuglio. No. Sono morto dal cespuglio. No, no, raga, no. Stavo facendo... Oh, ma guarda questo. Questo ha colto in pieno il significato della sfida, atterrando direttamente sopra la punta del Monte Olimpo. Oh, che hit importante. Le ali, brother, le ali. Le ali e sfondalo, le ali, ti prego. Detto ciò, se volete scoprire chi ha vinto questo torneo, beh, che aspettate? Passate in live tutte le sere e giocatelo anche voi. Magari sarete proprio voi vincitori.